Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto all'Ordine Ingegneri, presenti in sala, i colleghi, buongiorno a tutti, e ai colleghi in ufficio che stanno seguendo l'evento. Allora, stiamo ancora in attesa, vi è ancora un po' di persone che devono accedere alla sala, sia qui a Verona che in sala virtuale, e devo mostrarvi il video promozionale dell'Ordine. Quindi durerà un paio di minuti e poi lo vediamo. Sì, un attimo, rientriamo. Abbiamo visto questo breve video istituzionale, insomma, per dovere del Consiglio dell'Ordine e già abbiamo una prima risposta alla domanda perché siamo qui. Abbiamo visto che almeno la metà, almeno il 50%, forse di più, delle riprese di questo piccolo video promozionale sono realizzate col drone. Non so se avete notato questo anche voi in sala. Quindi in realtà l'utilizzo del drone ormai è un utilizzo abbastanza diffuso a tutti i livelli e anche la nostra professione, voglio dire, non è da meno. Allora, iniziamo un po' con la presentazione. Allora, ovviamente ci tengo a fare una premessa. Questo è un corso introduttivo, ovviamente, che ha lo scopo di informare e darvi delle nozioni essenziali per non creare casini, soprattutto non crearvi problemi, perché non so, le notizie di ieri, non so, avete detto che a Venezia c'è stato un volo non autorizzato di un drone che è finito dentro Palazzo Ducale. Diciamo, un evento di questa natura, voglio dire, anche per il trasgressore, se viene appurato effettivamente chi è, comporta delle sanzioni di tipo penale e comunque pecuniaria non irrilevanti, si parla anche di multe che superano le decine di migliaia di euro, 20, 30 mila euro, poi a seconda della sanzione che viene comminata, il minimo o il massimo. Quindi anche un volo, voglio dire, innocente con un drone che sembra un giocattolo in un'area in cui non è consentito, può scatenare una sanzione molto, molto importante e asimmetrica rispetto al volo che abbiamo fatto, no? Ecco, quindi per questo è necessario essere informati. Poi parleremo ovviamente anche dell'utilizzo prettamente, diciamo, professionale per quanto riguarda l'ambito dell'ingegnere. Le cose che potremmo fare le sappiamo noi in realtà e sono le più disparate e ognuno di noi ne può inventare di nuove. Fughiamo subito il dubbio, io non vi parlerò di fotogrammetria, che è un'applicazione molto specialistica che tutti più o meno conosciamo e sappiamo l'affinità che ha, cioè quindi quella di ricostruire un muro di punti,
dove lì vi sono degli specialisti che si occupano, delle aziende che si occupano solo di questo. Noi parliamo invece di utilizzo in senso lato. Allora, vediamo un attimino gli argomenti. Andremo a trattare, a vedere il quadro normativo, come si configura a livello europeo, quali regole generali si devono applicare. Parleremo anche delle tipologie di droni disponibili nel mercato e di abilitazioni con cui possono essere utilizzati, i vari adempimenti necessari prima di volare, l'utilizzo, diciamo, un esercizio, una verifica abbastanza semplice, l'utilizzo delle mappe di flight per capire cosa rappresentano e cosa significano, e poi andremo anche a vedere cosa sono le licenze di volo, i patentini A1, A2 e A3, e come si fa per ottenerli. E poi faremo una discussione sostanzialmente sulle applicazioni possibili. Ecco. Le persone presenti ovviamente in aula possono fare delle domande che poi io ripeterò a beneficio dei colleghi presenti da remoto. Le persone invece da remoto possono tranquillamente scrivere la loro domanda. Io, a seguito della pausa che faremo tra circa un'oretta, le leggerò e darò risposta in merito. Ok. Va bene, alcuni esempi di immagini da drone, vuol dire, abbiamo visto anche adesso, diciamo, queste sono fotografie che ho fatto io, però diciamo è più un'applicazione ludica. Voglio dire, un appassionato di fotografia, come sono io, nel tempo libero faccio anche fotografie col drone. L'utilizzo invece per me professionale più diciamo importante, molto semplice, è quello di realizzare, per esempio, un impianto fotovoltaico da realizzare, si fa una fotografia, un'ispezione della copertura senza andare sulla copertura, cioè, quindi questo capite bene che ha un'importanza anche per la nostra sicurezza, perché qui l'abitazione che vediamo non ha ponteggi, non ha punti di accesso in sicurezza, c'è una botola ma non c'è neanche una linea vita, quindi andare a fare un'ispezione per capire se il camino è rotto, se è le tegole, eccetera, è comunque un'attività rischiosa che non è competenza dell'ingegnere, però prendere le misure per capire il fotovoltaico che andiamo poi a installare, questo sì. Questa è comunque un'attività inerente anche a noi, quindi questi voli qua, per esempio, per quanto mi riguarda, mi permettono di rilevare con attenzione e precisione quello che è lo stato effettivo della copertura a livello dimensionale, moltiplicando poi quello che è l'altezza per un fattore opportuno di moltiplicazione, avendo poi avuto anche la possibilità di correggere la deformazione dell'ottica, che è un'ottica sostanzialmente per i droni che utilizziamo stabilizzati, è un'ottica a focale fissa e quindi ha un profilo ben determinato di correzione, riusciamo a mettere abbastanza su un piano le linee. Se noi quindi ci posizioniamo esattamente a 90 gradi sul punto da riprendere, quello che noi osserveremo è abbastanza, diciamo, corretto, non ha grosse deformazioni ottiche e rappresenterà poi il disegno in pianta della copertura. Altre applicazioni, per quanto riguarda la mia esperienza, è quella di andare a rilevare magari dei macchinari che sono sempre in copertura, in posizione non facilmente raggiungibile, e quindi magari fino a leggere anche l'etichetta del gruppo frigorifero piuttosto delle UTA. Ecco, questo è utile perché magari può succedere che la copertura sia momentaneamente non accessibile e come tale magari si deve ritornare a fare un sopralluogo. Un altro degli utilizzi che insomma faccio per lavoro è anche documentare anche con un semplice filmato gli stati di avanzamento delle lavorazioni, no? Se noi dobbiamo seguire la direzione lavori di un cantiere, fare un passaggio dall'alto in determinate fasi critiche ci permette di documentare, magari anche con delle date, l'evoluzione di un certo manufatto in un certo cantiere. Poi, in realtà, come vi dicevo, gli utilizzi possono essere molteplici: l'ispezione del ponte, l'ispezione
dei tralicci elettrici, eccetera. Allora, vediamo un attimino il quadro normativo. Scusate, vediamo se riesco a inquadrare un po' meglio. Allora, un po' come tante attività tecniche, vi è una piramide normativa, dove c'è un ambito più generale di carattere europeo che va poi a essere via via più declinato nello specifico attraverso gli enti territoriali. Quindi noi abbiamo un regolamento europeo che è abbastanza recente perché è 2019-947, che è comune a tutti gli stati europei più altri stati, mi pare 21 stati dovrebbero essere, che applicano lo stesso protocollo favorito da EASA. EASA è l'ente europeo sostanzialmente per il controllo aereo, controllo dei cieli. ENAC è lo stesso, buongiorno, è lo stesso ente solo a livello italiano. Poi ogni nazione, ogni stato membro sostanzialmente ha il proprio ente che fa il controllo di spazi aerei. Okay, quindi ogni singolo Stato declina attraverso il regolamento l'applicazione effettiva sullo Stato membro. Ok, oltre alle regole presenti nel regolamento europeo, vi sono una serie di ulteriori fonti del diritto che sono le circolari che ENAC piuttosto che l'ente della singola nazione emanano, che danno ulteriori chiarimenti o restrizioni comunque sulle regole del volo generali. In particolare, ENAC rende disponibile attraverso una società di sua proprietà, di Flight, delle mappe che è sostanzialmente l'illustrazione grafica delle IP, sostanzialmente di tutte le regole del volo. Lo vedremo un po' nel corso. Questa illustrazione grafica rappresenta lo stivale d'Italia con diverse colorazioni. Partiamo dal rosso al giallo, l'arancione, l'azzurro e poi non c'è nessun colore. Ecco, ogni colorazione un'area specifica rappresenta un'indicazione di sicurezza da mantenere. Oltre a questi, diciamo, limiti di tipo permanente, tenete presente che ci sono anche dei limiti di tempo temporali, dei NOTAM, quindi delle avvertimenti, delle limitazioni nello spazio aereo perché ci sono delle operazioni in corso. Mettiamo caso che su una certa area destinata a un'esercitazione aerea militare, quest'area qua in questo momento oggi è interdetta al volo, domani alla stessa ora magari si può volare tranquillamente. Quindi le mappe di flight, così come gli IP, sono degli strumenti dinamici che si aggiornano continuamente. Faccio un esempio abbastanza semplice, io abito a San Bonifacio fino a una settimana fa era zona bianca, quindi zona dove le operazioni UAS, cioè quindi UAS vuol dire drone, erano consentite, da una settimana non lo sono più e meno male perché abbiamo un eliporto dell'ospedale e quindi effettivamente è una cosa giusta che sia stato autorizzato anche questa piattaforma di elicottero e quindi limitato lo spazio aereo intorno. In aula ci sono domande? Intanto? Allora, iniziamo a capire cosa si può e cosa non si può fare. Allora, cerchiamo di ingrandire Non anche ci un sono po'. domande per ora. Perfetto. Allora, questa tabella riassume, per quanto possibile, i droni e gli ambiti sostanzialmente in diverse categorie. La prima colonna, UAS vuol dire drone, classe è una classificazione, partiamo dalla classe C0 e arriviamo alla classe C4. Okay?
Sostanzialmente la classe indica la massa del collo del drone. Allora, come primo passaggio, noi dobbiamo capire che esistono i droni inoffensivi sotto i 250 grammi di peso del collo, che è una grande famiglia, e i droni maggiori di 250 grammi. Perché è importante questa definizione? Perché per un drone con una massa a decollo inferiore a 250 grammi non è consentito il volo anche senza nessun tipo di formazione specifica o licenza. Questo significa che Scusa chiunque. Stefano se ti interrompo. Sì. Mi senti? Sì, prego, prego. Allora, dovresti mettere le slide a tutto schermo, a schermo intero, così da chi è collegato le vede meglio, per cortesia. Allora, vediamo come fa, perché questa è in visione, no? Sì. Così. Eccolo Dovresti. qua, va bene così, no? Sì, così si vede solo la slide. Esatto. Perfetto, perfetto, perfetto. Non so Allora, se la prima. riesci a ingrandirla, però se No, eventualmente. qua in questa visualizzazione no, ma insomma. Beh, cioè, la slide si vede, è vero che è scritta magari in piccolo, non si legge benissimo, però è. Diciamo qui si legge abbastanza, vero? Ve le leggo io eventualmente e a caso li posso ingrandire a caso, questo sì. Va bene, per quanto riguarda quindi il primo discrimine è legato proprio alla massa del collo. Ovviamente, come vediamo qui, la formazione è non richiesta. Cosa significa? Che chiunque può acquistare un drone inferiore a 250 grammi e portarlo in quota e volare. Questo è consentito. E il corso, quindi, diciamo il patentino, il primo livello di patentino A1 A3 è fortemente consigliato, comunque, anche con questa tipologia di UAS. Perché comunque un drone da 250 grammi è un oggetto che può andare a 50 all'ora e può cadere da 100 metri. Quindi se un aggeggio di questi va giù in caduta libera da 100 metri a 50 all'ora o in testa a qualcuno, non è poi così tanto inoffensivo. Inoffensivo è una categoria, ma non è il fatto che il drone non produca danni, perché comunque una massa di 149 grammi che mi cade su un occhio può fare diversi danni alle persone. Questo è il concetto principale di oggi. Quindi un drone inoffensivo è comunque un oggetto pericoloso. Questo è il messaggio che deve passare. Ok. Come vedete, i limiti operativi, già qui la tabella ci riporta che non è consentito il volo su assembramento. Questa è la prima regola del volo dei droni di US. Nelle open category, cioè nelle categorie dei droni open, o meglio aperte a tutti, non specifiche, non è consentito a nessuno il volo su assembramenti. Perché ovviamente in un assembramento la possibilità di fuga è limitata. Quindi, se dovesse succedere un problema, il drone sta scendendo, sta perdendo quota perché uno dei quattro motori si è bruciato, non c'è possibilità. Se siete in piazza del campo a Siena durante il palio, a qualcuno finisce in testa. Bene. Per i droni di peso superiore ai 250 grammi, quindi fino a 900, la categoria E1, C1, e la sottocategoria, l'ambito di volo può essere A1 o A3. Dopo spiegherò meglio cosa significa ambito 1, ambito 2, ambito 3, l'asta per ambito. E qui vedete è già obbligatorio un primo livello di patentino. Patentino online. Vedremo un po' meglio nel seguito. Si tratta di una formazione generale che prevede il superamento di una prova
o in presenza o online con 40 domande dove deve essere più del 70% il punteggio positivo. Salendo ovviamente di categoria abbiamo il patentino A2 che presuppone il patentino precedente come prerequisito, quindi la 1 al 3 e via a salire. Una limitazione, vedete, è anche l'età, nel senso che comunque 16 anni è una età minima, minori di 16 anni non possono condurre UAS. Teniamo subito a chiarire una distinzione che è necessario fare tra drone e drone giocattolo e aeromodello. Sono tre cose completamente diverse. Allora, un drone giocattolo o giocattolo è un apparecchio che può sembrare un drone, ma che ha un peso nettamente inferiore, delle prestazioni nettamente inferiori, sia come capacità di volo, sia come velocità, sia come certificazione. E rispetta la normativa di sicurezza dei giocattoli. E quindi è pensato per l'utilizzo dei bambini sostanzialmente. Un aeromodello è pensato, e molto spesso gli aeromodelli sono autocostruiti e sono assemblati con componentistica derivanti dal mercato e sono pensati per essere utilizzati in un ambito hobbistico o comunque competitivo, in un campo di volo, quindi in un'area attrezzata per l'utilizzo in sicurezza di questi aeromodelli, cioè dove possono esserci sì delle tribune, ma sono in una posizione sicura, sono protette. Ecco, la terza categoria invece, il drone, ha un utilizzo specifico, non è un giocattolo, non è un aeromodello nel senso hobbistico del termine, ma è comunque un'apparecchiatura che può essere utilizzata sia a livello professionale che a livello hobbistico in un ambito che può essere quasi qualsiasi, perché possiamo volare in un centro abitato, possiamo volare in un campo di patate o su un campo di volo. E non abbiamo nessuna limitazione del caso. Provo a chiedere in aula, secondo voi quant'è la quota massima prevista per il volo dei droni in un ambito, insomma, senza nessuna limitazione? Sì, no, la quota. Massimo 100 metri. È un po' di più, è 120 metri. Comunque sfido chiunque a vedere un drone a 120 metri di altezza. Questo è comunque una bella sfida. E, esattamente, cioè la quota massima da non superare mai è 120 metri. È ovvio che se ho un ostacolo che è 120 metri, posso salire qualche metro in più per superarlo. Se ho un ostacolo che è 200 metri, me ne devo fare una ragione, non lo posso sorvolare. Non è che ci sia molto da dire rispetto a questo. Ok, qui c'è sostanzialmente, vengono riportati dei concetti che ho espresso prima, quindi sotto i 250 grammi non si può volare su assembramenti, il patentino non è richiesto. E per droni più pesanti è necessario un attestato a 1 a 3 fino a 500 grammi. Per quanto riguarda droni sotto i 2 kg, è richiesto un attestato a 2 se si ha intenzione di volare in ambito urbano con la presenza comunque di persone a una distanza superiore a 50 metri. Per droni ancora più pesanti e successivamente anche con l'introduzione delle marcature, che al momento marcature di classe non sono ancora state introdotte, sarà consentito solo il volo in A3. Il volo in A3, in ambito A3, significa volare in un campo di patate. In un campo di patate non c'è nessuno, non ci sono oggetti particolarmente pericolosi che posso rompere col drone, e è un ambito, voglio dire, intrinsecamente sicuro. Diciamo che l'unico danno che posso fare è a me stesso distruggendo il drone. Ecco, questo è l'ambito A3. Ecco, vediamo un attimino la tipologia, cerchiamo di classificare. Tra l'altro, io ho portato due tipologie di droni. Allora, una prima, ci sono diverse classificazioni, no? Sapete, insomma, quando parliamo di qualsiasi cosa legato
diciamo, all'ingegneria, comunque all'umanità, abbiamo diverse classificazioni. Allora, la prima è quella idroelica, che è, diciamo, la predominante, dove possiamo avere più rotori, no? 4, 6, 8, 10, 12, 20 rotori. Oppure ad ala fissa, la prima distinzione. Ad ala fissa è un drone più simile all'aeromodello, banalmente. I droni ad ala fissa sono una piccolissima parte del mercato e sono specializzati per del tipo di operazioni, ma in realtà il 99-98% delle applicazioni sono a multirotore. Ecco, un'altra distinzione che possiamo fare è droni stabilizzati e droni non stabilizzati. Allora, i droni stabilizzati sono degli oggetti che hanno un sistema elettronico che gli permette di fare hovering. Cos'è l'hovering? È lo stazionamento in aria. In aria. Lo stazionamento, sostanzialmente, il drone, se noi lo mettiamo a una certa quota, 2-3 metri, in una certa posizione, lui rimane di fermo. Ecco, se non avessimo un sistema elettronico che bilancia, la potenza sui rotori, questo non sarebbe possibile, perché anche una piccola corrente di vento potrebbe tranquillamente perturbare la posizione. Un altro dei vantaggi del drone stabilizzato è quella di ritornare dal punto in cui è partito. Tutti i droni stabilizzati hanno il GPS, quindi attraverso uno o più sistemi, perché possono sentire GLONASS, Galileo piuttosto che altri sistemi, e quindi anche nel momento in cui dovessero perdere segnale, loro rientrano in quota di sicurezza, si chiama RTH, Return to Home, alla posizione di partenza. Quindi hanno un sistema elettronico di stabilizzazione un po' riduttivo, di assistenza al volo, possiamo dire, no? Di assistenza generale al volo. Ecco, la seconda categoria sono i droni non stabilizzati. È il terzo che vedete nell'immagine, il primo è un drone stabilizzato, il terzo è un drone che si chiamano in gergo FPV. First person view, okay, che è un drone sostanzialmente autocostruito con un telaio in alluminio o in carbonio, con dei motori brushless e delle batterie dipole ed elettronica che deve gestire il tutto, che vengono utilizzati per esempio nelle competizioni. È molto simile all'aeromodellismo questo tipologia di drone. Vengono guidati con delle maschere, non so se avete mai visto. E sono quei droni che fanno le acrobazie in volo. Ci sono molte riprese, vedete che montano, per esempio quello intermedio monta una telecamera, una GoPro simile, insomma, e magari li vedete in pista, seguono il moto da cross, eccetera. Sono dei droni molto veloci, non hanno nessun tipo di assistenza elettronica. Cioè, quindi se voi buttate avanti il drone per avanzare, il sistema elettronico non, cioè sostanzialmente, non impedisce il ribaltamento se andate troppo avanti, se inclinate troppo. E non c'è un sistema elettronico che vi fa l'hovering. Ecco, far l'hovering sull'FPV praticamente è quasi impossibile. E la guida, vi dico per esperienza, non è immediata. È necessario fare un po' di apprendimento, anzi un bel po'. Certe persone lo imparano anche proprio mai, in realtà. Mentre il drone stabilizzato è un drone in realtà che può chiunque pilotare, è facilissimo, è alla portata, oserei dire, anche di un bambino, Ma appunto perché è facile guidare, voglio dire, uno potrebbe sottovalutare i rischi che comunque un oggetto che vola porta con sé. Ecco. Il drone che vedete in mezzo è un ibrido, insomma, no? È un drone che ha sia la modalità stabilizzata che la modalità FPV, però, insomma, a voi interessa anche relativamente. Allora, nel nostro caso, va bene, nel nostro ambito, io credo che non il 90%, forse di più, avremo a che fare con droni che hanno massa al volo, massa decollo 250 grammi. E
È possibile che per alcune applicazioni particolari sia necessario avere dei droni molto, molto più pesanti che possono consentire anche di trasportare apparecchiatura particolare. Penso a una termocamera. Okay. Noi dobbiamo fare un'indagine termografica su uno stabilimento, quindi dobbiamo portare su, oltre alla telecamera, che è già a bordo di base, una seconda camera per andare a indagare le temperature di un camino in un impianto industriale. L'unica maniera per farlo è avere un drone che sia in grado di portare su 3-4 kg di attrezzatura. Ecco, questi droni sotto i 250 grammi ovviamente non riescono a portare 2-3 kg di attrezzatura. Sono necessari dei droni che magari al decollo hanno 10 kg, 12 kg e riescono a portare altri 2-3 kg di massa, di payload. Quindi, per applicazioni particolari, voglio dire, saranno necessari dei droni molto più pesanti, molto più costosi, e molto spesso questo tipo di droni sono di esacotteri o ettacotteri, quindi hanno 6 oppure 8 rotori, in modo da avere la possibilità di avere una capacità di carico molto più alta. Stiamo parlando di apparecchiature, costano quanto? 10.000 euro più o meno, 8.000, sì. Ecco, contro magari un drone sotto i 250 gradi, grammi, che comunque con 500, 600, 800 euro, quelli nuovi, magari uno può acquistare. Capite che è proprio un ordine di grandezza completamente diverso. Ok. Ecco, quindi chiariamo. Abbiamo già chiarito il fatto che il drone sotto i 250 grammi di massa da collo è definito inoffensivo, ma non è inoffensivo. Okay. Insomma, può comunque far male qualcuno. E questa tipologia di droni sono in categoria C0, come abbiamo visto prima, e non hanno la marcatura CE, la marcatura di classe si intende. Sono comunque marcati CE, come tutti i prodotti messi in mercato, ma non hanno la marcatura di classe che uscirà sul finire dell'anno prossimo, mi pare, o al 1 gennaio 2023, mi pare, scusate. Ok, queste le abbiamo già visto. Ah sì, i vantaggi di queste tipologie, altri vantaggi. Vabbè, il volo consentito ai maggiori di 16 anni senza patentino specifico. Il volo è consentito su persone non informate, nel rispetto della privacy, ovviamente, anche in ambito urbano. Cioè, voi con un drone di 250 grammi, almeno teoricamente, potreste volare a Verona, nelle aree che non sono area rossa, sopra persone non informate. Ok? Riprendere è un altro paio di maniche. Ok? Volare è un discorso. Riprendere è un altro discorso, perché introduciamo poi la privacy. Vediamo un attimino, premesso, poi vedremo anche qualche aspetto del mercato. Il 90% del mercato è rivolto a queste tipologie di droni. Per questi vantaggi, diciamo che 9 su 10 di droni venduti nel mercato sono di questa tipologia. Vediamo ad oggi i principali attori del mercato. Allora, abbiamo i primi due, del costruttore DJI è un costruttore cinese quasi ormai monopolista a livello di mercato, cioè il primo costruttore come vendite, come fatturato a livello mondiale di droni, ed è, diciamo, anche il leader in questo segmento, di prodotti. Altri prodotti comunque che dividono il mercato assieme a DJI c'è Autel con Nano, Nano Plus, Nano Pro e compagnia briscola, tutta una serie di droni simili, i Fimi e lo Zino Mini che è un po' meno, però sono, diciamo, droni che si fatto 100, 70 per quanto riguarda inoffensivi e di appannaggio a DJI come mercato, 30 tra questi tre attori, con proporzioni diverse. Ecco, quali sono i vantaggi tecnologici di questi nuovi droni? Allora, facciamo un breve, insomma, il Mini 2, ce l'ho anch'io tra l'altro qui, è un drone, diciamo, che è un paio d'anni, non ha, non, ha di diverso
del DJI Mini 3, insomma, non ha i sensori anticollisione. L'Auto e il Nano Plus ha i sensori. Diciamo, ecco, la differenza vera è nella qualità della fotocamera e nella possibilità di avere delle assistenze al volo che vi impedisce di collidere con degli ostacoli. Queste sono le differenze tra uno e l'altro modello. Altre differenze possono essere presenti sulla durata delle batterie. Per esempio, il Mini 2 ha una durata di batteria di 20 minuti, il Mini 3 ci parla di 30 minuti. Insomma, capite che è un terzo di più, quindi è l'evoluzione della specie. L'Auto e il Nano, uguale, i modelli più vecchi hanno circa 20 minuti, il modello un po' più nuovo ha sui 40 minuti. Poi telecamere, specifiche della telecamera, insomma, non entriamo nello specifico, però ognuno, ormai sono tutti con telecamera in 4K, quindi di alta qualità in realtà. Ecco, vediamo un attimino di mercato legato ai droni, no? Perché adesso se voi state seguendo il corso, magari perché siete un attimino incuriositi, però anche a livello di proiezione nel tempo, l'utilizzo del drone si diffonderà sempre di più e questa è una questione, diciamo, inevitabile dovuta a una riduzione dei costi. Qui c'è una proiezione relativamente al mercato globale, quindi parliamo di tutti i droni venduti dal 2016 al 2027. Vedete che in un decennio è previsto un aumento esponenziale del volume di vendita. E questo, vedete, è suddiviso per settore. Vedete, abbiamo fotografia aerea, che è l'azzurro, passa da nulla a un bel segmento, ma la stessa agricoltura, l'agricoltura di precisione, quindi dare alla singola pianta l'inoculazione del prodotto. La quantità necessaria si fa attraverso drone già oggi. Il settore delle emergenze, quindi capite bene anche l'importanza del drone in una situazione di emergenza, un terremoto piuttosto che un incendio. I droni sono fondamentali per le attività di ricerca e soccorso, no? Ci sono dei droni che sono ovviamente attrezzati, sono sempre più diffusi per rilevare anche col buio la presenza di una persona magari in una zona boschiva, no? Una persona si è persa. Ispezione e monitoraggio è il settore che vi dicevo prima. Pensate che costo ha oggi l'ispezione di un elettrodotto di alta tensione, cioè periodicamente Terna o chi per esso deve verificare che i piattelli, no, di isolamento siano integri, banalmente, no? Chi è che va a vedere su tutto lo sviluppo della linea ad alta tensione se tutti i tradici su tutte le posizioni di isolamento sono ancora integri o se devono essere sostituite? Ad oggi deve andare all'omino fisicamente, salire, vedere con i propri occhi o al limite con gli strumenti, voglio dire, proprio uno strumento ottico, però deve recarsi sul posto per farlo. Pensate se questa operazione fosse possibile farla in maniera semiautomatica attraverso un drone che parte da una stazione e a distanza di 40-50 km dalla postazione dove c'è l'operatore e fa in automatico, in semiautomatico questa ispezione. Pensiamo al costo. Cosa costa questa ispezione oggi? Cosa costerà l'ispezione domani? Capite che costerà 10 volte meno. La stessa cosa la possiamo pensare su delle ispezioni periodiche, magari su un perimetro di uno stabilimento dove è necessario un petrolchimico o qualcosa del genere fare delle verifiche anche che non ci siano fuoriuscite, che non ci siano aumenti di temperatura, eccetera, 1 o 2 volte al giorno si può fare in maniera automatica. Quindi queste sono le applicazioni.
E va bene, poi c'è anche la mappatura, va bene, di aree, eccetera. Ecco. Tra l'altro c'è anche la questione hobbistica, no? Io vado in vacanza, mi faccio il filmato delle vacanze con la famiglia al mare. Ci sta, voglio dire, no? Ci sta. Ecco, vediamo anche qui la tipologia, la prima, la viola scuro è la tipologia d'ala fissa, quindi vedete che comunque incrementa il volume di vendita previsto per questo prossimo decennio, però non così tanto come i droni a rotore. Quindi il mercato potenziale sta nei droni a multirotore e sta ancora più nello specifico nei droni sotto i 250 grammi. Questo a livello previsionale, ovviamente, ma lo vediamo anche dai numeri, no? Cioè è così di fatto. Vediamo un attimo la distribuzione. Questo è a livello globale, a livello di droni nel mondo, non divisi per settore. Ci sono anche le statistiche per drone consumer, drone professionale, drone per ricerca, eccetera. Quindi vedete che i principali attori sono DJI, Autel, Skydio, Americana, poi c'è Parrot e gli altri, insomma, poi arrivano tutti gli altri in realtà con delle percentuali molto inferiori. Non perché non abbiano mercato, ma perché magari servono i mercati di nicchia. Tenete presente che un costruttore può avere anche 2-3% di mercato, penso a Parrot, vedete, ha un 3% di mercato, però Parrot fa dei droni per ispezioni, specializzati per ispezioni, per usi solo professionali. Ovviamente stiamo parlando di droni commerciali, quindi tutto lo sviluppo militare non viene rappresentato da questi numeri, che è molto più alto. Lo sappiamo anche noi, purtroppo la guerra che stiamo vivendo in Ucraina si sta combattendo su terra con le armi tradizionali, ma si sta combattendo molto ed è sta diventando sempre più determinante anche sui cieli con i droni, sia a livello di logistica, informazione, ma anche a livello proprio di attacchi aerei, eccetera. Insomma, mi pareva che di aver letto che insomma gran parte del merito dei fondamenti di alcune navi russe siano dovute proprio all'utilizzo di alcuni droni. Insomma, c'è una domanda Scusa se ti in aula. interrompo, è arrivata una domanda che così magari rispondi subito, visto che stai parlando dei vari modelli. Chiedono, tra i droni con peso inferiore ai 250 grammi, ci sono quelli che volano in notturna? Sì e no, comunque su questo risponderò tra poco anche attraverso le slide, ma anticipo, tanto non cambia nulla. Allora, il volo in notturna è consentito, sì, in ora blu sostanzialmente, ma con delle applicazioni aggiuntive di sicurezza, quantomeno l'inserimento di luci aeronautiche. Questo mi pare da fine luglio già di quest'anno, tutti i droni che volano in notturna devono avere delle luci verdi lampeggianti di tipo aeronautico applicate direttamente sul drone, che rendono questo visibile. Comunque attenzione che volare in notturna è comunque un rischio aggiunto. Quantomeno è necessario conoscere molto bene la zona e lo scenario di volo. Sono due cose diverse, ma vanno tenute bene in considerazione. Perché innanzitutto devo conoscere dove sono i rischi. Ci sono dei fili di alta tensione, di notte non si vedono semplicemente. E quindi va bene, ho i sensori, ma il sensore magari non vede il filo di alta tensione. Quindi questo è un discorso generale. I sensori aiutano a evitare incidenti, ma così come le cinture di sicurezza aiutano a evitare conseguenze più grosse in caso di un incidente, no? Ma non li dobbiamo usare come ausilio alla guida, al pilotaggio.
cioè sono dei sistemi che noi dobbiamo pilotare come se non ci fossero, cioè dobbiamo stare attenti noi. Poi abbiamo una svista, può succedere, interviene l'elettronica e ci salva, va bene, ma non dobbiamo forzare il sistema, cioè non dobbiamo dire, ma tanto c'è il sensore che ci evita l'ostacolo. Ecco, questo è da evitare. È come se noi andassimo in macchina apposta a fare frontali per vedere se la cintura di sicurezza funziona. Io non vorrei scoprire se la mia cintura funziona esattamente. Preferisco fidarmi, insomma, ok? Ecco. C'era tre. Ho risposto, credo, vero? Ah, l'ultima. No, ecco la cosa che mi sono dimenticato, scusate. Le applicazioni di luci aeronautiche, attenzione, come l'applicazione di qualsiasi oggetto a un drone che è certificato 250, inferiore ai 250 grammi a decollo, attenzione che può farvi cambiare categoria, perché se io ho un drone che non ha le luci aeronautiche e le vado a applicare per rispettare la normativa, ma il mio drone è 248 grammi, le mie luci pesano 5 grammi, capite che io vado a sforare. E quindi incappo in realtà nella categoria superiore. Non sto più pilotando un drone inoffensivo, ma sto pilotando un drone superiore ai 250 grammi. Quindi, ritornando un attimino alla domanda di prima, per volare in ambito notturno con un drone inoffensivo è bene farlo solo con droni predisposti dal costruttore a fare questo. Ok? Bene, i vantaggi li abbiamo già visti, quindi li ripetiamo. Volo per quanto riguarda i droni sotto i 250 grammi a decollo di massa. Abbiamo capito che il segmento più diffuso è che dove gira il volume più importante di denaro. E dobbiamo anche tenere presente che, essendo il riferimento del mercato, i costruttori spendono diversi soldi, possono investire, anzi, investono molto su questo segmento. È per questo che in giro di pochi anni, 2 o 3 anni, abbiamo delle evoluzioni importanti su questa tipologia di droni. Cose che invece per droni che hanno meno volume di mercato non avviene. Vediamo gli obblighi. Quali sono gli obblighi? Ecco, abbiamo visto i vantaggi, questi sono. Abbiamo visto anche prima, quindi volare senza patentino, volare anche su persone non informate, anche in ambito urbano, nel rispetto delle mappe di D-Flight, ovvio, e il volo su assembramenti è sempre vietato. Gli obblighi, allora, voi andate domani a acquistare il vostro primo drone da 250 grammi, anzi inferiore a 250 grammi, per volare cosa è necessario? Ecco, primo obbligo in Italia, come ogni paese ha un obbligo simile, declinato in maniera leggermente diversa, è quello di esporre un codice QR, i quadrettoni avete presente, no? Okay. Questo codice QR viene rilasciato in Italia da D-Flight, a seguito del pagamento di un diritto di 6 euro per la registrazione, a tutti gli operatori, cioè noi abbiamo l'obbligo di registrare noi operatori sul portale, cioè dobbiamo dire questo codice appartiene a me, punto. Secondo obbligo, quindi noi abbiamo acquistato il drone, dobbiamo spendere 6 euro per la registrazione sul portale di Flight. Questo ci dà un vantaggio. Abbiamo nei 6 euro, oltre il codice QR che deve essere applicato al drone, può essere anche sul vano batteria, attenzione, non deve essere visibile, ma deve esserci, esatto. E il secondo obbligo è una polizza assicurativa. Ok. E poi, come obbligo del tutto generale, è il rispetto della normativa, ovvero le mappe di D-Flight. Ecco, anche se, come abbiamo detto, il volo con droni con massa a decollo inferiore a 250 grammi è consentito a tutti, però
Questi tre obblighi sono comunque sempre necessari. Ah, una precisazione, per quanto riguarda la registrazione su DoFlight, solo i droni sono obbligati a questa registrazione che hanno una telecamera. Ma voglio dire, droni che non hanno una telecamera, io non l'ho mai visti. Cioè, bisogna romperla apposta, forse, non lo so, però. No. Cioè, quindi tutti i droni di fatto, ecco, quindi. Ok? È raccomandato anche da ENAC stessa, comunque un corso base sui concetti di sicurezza aeronautica. Noi oggi vedremo qualche elemento, però se consiglio mio, se qualcuno avesse intenzione di acquistare anche per lavoro, quindi anche di fare un corso, non sono i corsi online o in presenza, e conseguire comunque il patentino A1 A3. È una cosa. Cioè, fate un atto di consapevolezza facendolo, soprattutto dei rischi che ci sono. Ok. Per quanto riguarda invece i droni con massa superiore ai 250 grammi, il volo è consentito solo a seguito di patentino A1 A3, se vogliamo in un ambito A1 A3, o con ambito A2, cioè con patentino aggiuntivo, se vogliamo in ambito A2. In questo caso, quindi con A2, possiamo volare su persone informate, quindi se noi stiamo facendo un'operazione UAS in un ambito in cui ci sono persone informate e persone non informate, mi devo fermare a informare le persone. Quindi, cioè, non so, banalmente devo fare un volo su Ponte Pietra, devo fermare tutti i turisti e dire: guarda, io ti devo informare, devo darti un'informazione che tra poco farò un'operazione UAS e ti devo informare che c'è questo rischio. E dici: sì, però dopo questo va via e ne arriva un altro che non è stato informato. E allora come si fa? Non si fa, semplicemente si vola quando non ci sono le persone. Perché come si fa? Su Ponte Pietra informare tutte le persone, è possibile, no? Se invece un matrimonio dove tutti gli invitati, c'è un ambiente magari anche controllato all'esterno, ecco lì è un po' più facile informare tutte le persone. Gli sposi passano, dice: c'è il drone che passa, attenzione, faremo delle riprese, comunque a una distanza di 50 metri dalle persone. Ecco, con l'introduzione delle classi questa distanza si può ridurre fino a 5 metri, ma il drone deve essere certificato C1 o C2 ed avere un sistema che consenta l'avanzamento a velocità ridotta e dei sensori ovviamente che evitano l'impatto. Ecco, questo deve avere i sistemi di sicurezza idonei. Il volo su assembramenti, anche con questa tipologia di drone, non è consentito mai, sostanzialmente. È obbligatorio la registrazione su DoFlight, quindi applicare il codice QR, la polizza assicurativa e il rispetto della normativa. Ecco, quali sono i vantaggi dei droni con massa del collo superiore ai 250 grammi? Apparentemente non ne hanno, giusto? Hanno solo svantaggi. Hanno anche dei vantaggi. Normalmente le telecamere sono più grandi, e quindi la qualità delle riprese si può anche ingrandire, no? Io ho Mavic 3 qui, poi vedrete eventualmente chi è qui in sala, ovviamente è dotato di una doppia telecamera, una lente grandangolare che permette di avere una visione aperta e una lente invece che è un equivalente a 150 mm che permette di fare degli ingrandimenti fino a 24x, interpolando l'ingrandimento ottico e quello digitale. Questo vi permette di fare 24 ingrandimenti in volo. Quindi se dovete avere un dettaglio su una targhetta, come dicevo prima, è possibile farlo. Questo su un drone inoffensivo a 150 grammi oggi non è possibile, perché abbiamo una telecamera da 20 mm come focale equivalente. E si può ingrandire 2x, 3x, forse a livello digitale, dove c'è una perdita significativa della qualità. E quindi se dovete leggere dei numeri su una targa o
vedere dei dettagli è già più complesso. Ecco, la possibilità sempre per i droni più pesanti è quella di aggiungere un payload, cioè quindi un carico aggiunto, come dicevo prima, la termocamera, piuttosto che altra strumentazione necessaria. Ok, sono le 4, direi. Vediamo quanto manca la pausa, perché in realtà io l'avevo pianificata, però la possiamo anche anticipare. Sì, la possiamo anticipare. Siamo tutti d'accordo a fare 5 minuti, anzi 10 minuti di pausa? Io direi va bene, allora dai. Sono le 4 e qualche minuto, e ci vediamo alle 4 e 12 minuti, 4 un quarto. Ok, allora io prendo la condivisione dello schermo e metto la slide della pausa. Sì, perfetto. Allora, per chi qua devo anche presentare i signori. Ecco, loro rappresentano effettivamente.
Scusate, ho visto che l'audio si è disattivato. Allora, dicevo, quindi la verifica delle condizioni meteo-climatiche sono importanti, quindi vento, visibilità, temperatura anche. La temperatura è molto importante perché le temperature rigide e le temperature estremamente alte vanno a influire su quella che è la resa delle batterie e delle parti elettroniche in genere, comunque. Temperature superiori ai 40 gradi possono mettere in crisi l'elettronica. Tipicamente il costruttore dei droni vi dà un range di utilizzo del drone stesso di temperature da un minimo a un massimo, da 0 gradi a 35. Volare sotto zero potrebbe essere pericoloso, come vi dicevo, soprattutto perché le batterie hanno un decadimento della prestazione, quindi della capacità quindi di erogare potenza e nella durata della batteria stessa. Quindi voi magari potete avere anche un'indicazione sul visore, sul display di batteria 60%, ma la temperatura è rigida, questa è un'indicazione magari virtuale, e magari scende a un 15-20% in giro di qualche minuto, repentinamente. Questo è dovuto alle temperature, soprattutto temperature estreme, rigide. Per quanto riguarda ovviamente le operazioni prima del volo, dovete verificare ovviamente le mappe di flight, che quindi la zona sia consentita al volo. Dovete farlo proprio nell'istante in cui avete intenzione di volare, non è che potete verificare le mappe la settimana fa, dire beh, sì, ma qui tanto è consentito, ma le cose possono cambiare. E anche le condizioni del traffico aereo, magari c'è la manifestazione di alianti nella zona, potete volare? No, dovete anche verificare effettivamente le condizioni. Nei controlli ovviamente che devono essere attuati prima del volo è la verifica dell'apparecchio, quindi una verifica anche visiva dello stato del drone, le eliche, gli apparati di funzionamento e le batterie. Non posso volare con le batterie scariche. Buona norma è utilizzare per ogni volo una batteria nuova a carica. Quindi non utilizzare batterie mezze, ma partire sempre con una batteria al 100%. Io faccio un volo di un quarto d'ora, 10 minuti, ho una carica residua. Dopo mezz'ora ho intenzione di fare un secondo volo, tolgo la prima batteria e metto una seconda batteria carica, la prima la metto tra le batterie esauste a ricaricare. Questo perché? Perché partire col pieno è sempre un elemento di sicurezza. Una verifica da fare, ovviamente, è quello dell'allineamento della radio e del GPS. Quindi quando io accendo un drone, prima di volare ovviamente devo attendere il segnale GPS che agganci con almeno 10-12 satelliti in modo da avere una posizione affidabile del drone, che se no il drone potrebbe anche ingannarsi, e poi anche un allineamento radio efficace, cioè il drone deve rispondere magari in overing per qualche minuto correttamente. Devo avere un bel ritorno video fluido e una reattività ai comandi. Se inizio a avere un ritorno video non sempre fluido, anche se il drone è a pochi metri, magari è una zona piena di interferenze, magari è bene che non voli in quest'area. Può succedere, eh? Non pensate che sia un evento improbabile. E vabbè, la zona di volo sia libera da divieti, zona rossa, quello abbiamo detto prima. Okay. Non vi sia un sembramento, perché può anche esserci una zona consentita al volo, ma c'è la sagra paesana e voi volete volare proprio sulla piazza del paese con tutte le persone, quindi la prima regola, non si vola sull'assembramento. Ok, in caso di primo decollo, quindi se avete un drone nuovo appena acquistato,
è una buona norma fare anche una decina di minuti di hovering. L'hovering è sostanzialmente lo stazionamento dinamico in aria, in volo. Questo per valutare l'efficienza dei motori. Perché soprattutto un motore magari nuovo che ha fatto un rodaggio solo di fabbrica ha necessità magari di creare la giusta sedia a cuscinetto, no? Quindi di assestare quello che è la rotazione. Se vediamo una vibrazione, quindi una condizione di non stabilità sul drone, forse è bene che quel drone lì lo rimandiamo in assistenza, anche se è nuovo, perché magari è un difetto di fabbrica, lì non possiamo farci niente. Quindi l'operazione preliminare, anche con un drone nuovo, sono abbastanza importanti perché ci devono mettere nella condizione di scongiurare di avere un drone difettoso. Potrebbe essere un problema, no? Ah, non è consentito applicare pinze o altri meccanismi per lasciare pesi o altri oggetti. Ecco, questo in realtà viene fatto su un'applicazione molto particolare che viene utilizzato nell'ambito della pesca sportiva. Ecco, si utilizzano anche questi droni, anche i piccolini. Si inserisce una pinza per rilasciare la pastura. Non è consentita questa operazione. È ovvio che se uno la fa su un laghetto dove c'è lui o qualche altro pescatore, sì, l'operazione non è di rischio, che l'unico rischio che hanno è che finisca giù assieme alla pastura, ma voglio dire, però in quel settore lì, una volta c'erano le fionde che lanciava la pastura. Nel laghetto adesso si va a fare proprio un inserimento di precisione, quindi proprio dove c'è poi l'amo con l'esca, si va a fare una pastura di precisione con l'utilizzo dei droni. Utilizzare solo parti originali o compatibili, insomma, non autocostruite, che siano idonee all'uso, cioè quindi. Sì, evitate di assemblare una batteria con delle celle, saldando gli elementi. È possibile farlo, non, però evitate di farlo perché soprattutto potreste risparmiare diversi soldi, però le batterie sono degli oggettini abbastanza delicati perché possono prendere fuoco facilmente ed esplodere. Evitare voli notturni, anche quello che abbiamo detto prima, se non strettamente necessari. In caso assicurarsi, rispettare la regola dell'illuminazione e segnalazione dell'UAS con luci verdi lampeggianti. Come dicevo prima, attenzione che l'applicazione di luci potrebbe far sforare i 150 grammi. Quindi, in generale, è da evitare il volo notturno. È consentito il volo nell'ora blu, che è mezz'ora dopo il tramonto. Cioè, sapete, sole va giù. C'è ancora circa mezz'ora, 20 minuti di visibilità. È quando si accendono le luci di illuminazione cittadina. Quando siamo nella notte buia, evitiamolo sempre. Ok? Va bene, evitare di volare in caso di stanchezza mentale eccessiva o sotto l'uso di sostanze. Quindi, se sono ubriaco, evito di fare un volo col drone. Che vale lo stesso discorso della guida, insomma. Ok, allora passiamo al concetto di VLOS. VLOS è l'acronimo inglese di Visual Line of Sight ed è sostanzialmente, possiamo tradurlo, il volo a vista. Allora, la slide c'è il disegno sostanzialmente che ci dice sostanzialmente tutto. Ci dice, bene, io sono posizionato su questa collina, ho una quota consentita di 120 metri dal punto di partenza, però questo punto di partenza ovviamente segue anche il profilo altimetrico in su e anche in giù.
Come vedete, devo superare un ostacolo. È consentito in qualche misura superarlo per 15 metri in altezza, anche se questo dovesse superare i 120 metri. Attenzione, tutti i droni hanno la possibilità di impostare due parametri fondamentali. Uno è l'altezza massima di volo durante l'operazione. Ed è importante ad ogni decollo, a seconda della zona in cui si è, impostare correttamente questo valore. E la seconda altezza da impostare è l'altezza definita Return to Home. RTH, ritorno a casa. Allora, i due valori possono anche coincidere. Io sono su una zona di volo 120 metri e posso impostare un ritorno a sempre a 120 metri. È consentito, si può fare, non è una cosa furbissima da fare, perché comunque un ritorno a casa a 120 metri significa che io perdo il segnale in qualsiasi istante, no? Cosa fa il drone? Perde il segnale, si porta alla quota di sicurezza a 120 metri. Dopodiché valuta la sua posizione GPS e in linea retta ritorna a casa sulla strada più breve, all'altezza di sicurezza. Poi, una volta che è arrivato nel punto di partenza di RTO, inizia la discesa fino all'atterraggio in maniera automatica. Allora, se io sono a quota ben inferiore a 120 e ho un ritorno a casa innescato da scarsa batteria, devo portarmi comunque a una quota, penso di essere a 20 metri, devo salire di 100 metri, quindi devo spendere ancora energia. Devo portarmi alla quota ovviamente di lavoro e rientrare per poi scendere. Quindi è un dispendio di batteria comunque importante. Dovete poi considerare un altro fattore, che se vi è del vento e del vento forte, la forza del vento aumenta all'aumentare dell'altezza. Quindi potrei anche avere una situazione di rischio ulteriore. Se ho vento a terra, sicuramente a 120 metri è un vento molto più forte. Potrei avere un vento molto forte e questo significa mettere magari in ulteriore crisi il sistema di sicurezza del drone. Quindi l'altezza del ritorno a casa va messa il più bassa possibile, compatibilmente con gli ostacoli più alti che sono nell'area. Quindi ho un palazzo che è 25 metri, boh, mi prendo altri 20 metri di sicurezza e imposto l'RTH a 50. Ok? Sono al di sotto di 120 metri imposti per l'area, magari da normativa, sì, limito l'effetto del vento, per esempio. Vado a limitare l'effetto, vado a limitare il dispendio della batteria e ritorno a casa più in sicurezza. Ci sono delle situazioni in cui ci sono edifici comunque alti, ma in ambito urbano, e per forza devo inserire un'altezza di ritorno a casa così alta, perché magari devo evitare. Comunque la prima regola è il volo a vista, quindi non più di 250 metri. Fino a dove riesco a vedere il drone? Intanto devo avere una bella vista io, di base. Ma poi dipende anche se è un drone piccolo o grande, ma tipicamente sopra i 200 metri un oggetto piccolo è difficile distinguerlo. Quindi il volo a vista è la prima regola di sicurezza, sostanzialmente. Può succedere che io, volando a vista, a un certo punto facendo la manovra, vada o per la conformazione del terreno o perché ci siano degli edifici davanti, non riesca più a rispettare il criterio del volo a vista. Può succedere, no? Cosa si fa? Si deve interrompere il volo e si deve ritornare in condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. Banalmente potrei aver perso il drone col mio occhio. Adesso faccio una domanda in sala.
Secondo voi ci si può far aiutare da una seconda persona per vedere il drone? Sì o no? Facciamo un sondaggio. È una cosa, secondo gli altri? È una cosa furba, non è una cosa furba? Sì, tipicamente. Avere un osservatore, tecnicamente si chiama così, magari esperto, può essere un ausilio. L'importante è che la comunicazione tra le persone sia efficace. Cioè, deve essere una persona con cui riesco a comunicare, non è che deve essere il cinese in visita che lo vedi, fa... perché mi vede, no, guarda che stai andando, c'è so, un ostacolo, c'è qualcosa che può arrecare rischio, no, c'è un elicottero che sta entrando nello scenario. Cosa facciamo? Siamo in volo, cioè noi siamo a fare una ripresa in condizioni di sicurezza, quindi siamo entro i 250 metri a 80 metri di quota, entra un elicottero, un elisoccorso, un drone emergenza, qualsiasi cosa nello scenario. Cosa dobbiamo fare secondo voi? Bisogna portarlo a casa il prima possibile, abbassare la quota, certo, per evitare interferenza. L'osservatore magari ti può avvisare prima, perché giustamente quando si sta pilotando c'è l'attenzione che è sull'osservazione del drone, sulla visione della telecamera, sulle manovre, e quindi magari uno effettivamente può essere distratto da quello che c'è intorno. Quindi avere un osservatore a fianco, soprattutto nelle fasi magari di apprendimento, è comunque un vantaggio. Okay. Ecco, il BV Bloss è un'altra modalità di volo che prevede comunque l'adozione di un visore, dove è previsto in maniera obbligatoria, oltre ad un'abilitazione particolare che avete appena conseguito, mi dicevate, vero? Ah, avete il corso breve e un osservatore. Allora, perché si fa un volo di questa tipologia? Ma la risposta è semplice, perché è un volo più immersivo, con un visore dove andate a escludere la visione laterale, eccetera. Voi vedete in prima persona il volo del drone, è un'esperienza come il vecchio cinema dinamico, diciamo in qualche misura. Però è un'esperienza più immersiva da un certo punto di vista, è più bello. Però serve sempre il supporto di un osservatore che sia formato e abbia le competenze per avvisare di eventuali problemi nell'area. Ok? Sta arrivando un temporale, si sta alzando il vento. Se ho il visore non riesco a percepirlo. Probabilmente. Mentre la persona che non ha visore sicuramente non riesce a percepire, perché magari se è un campo di volo vede la manichetta che si alza. Ok. Allora, alcune considerazioni, in questo caso anche per i neofiti, ecco, insomma, no? Pianificare un progressivo addestramento al volo. Prima in area libera, nel pericolo, con persone, di persone e prive di ostacoli. Meglio se con l'ausilio di un istruttore. Cioè si deve prendersi la mano, cioè c'è da provare. E si deve provare cercando di fare meno danni possibili. E in questa progressione inserire le manovre base, quindi lotto, il cerchio, le manovre elusive, le manovre base, quindi lo yaw, il pitch, capire bene cosa sono, cosa rappresentano e come vengono poi azionate. Questo per capire da un lato la dinamica del volo, cioè come si comporta il mezzo, la seconda per capire i limiti del mezzo, i limiti tecnici dell'apparecchio. Questo è molto importante. Allora, vi faccio un piccolo
osservazione. Tutti i droni commerciali sotto i 250 grammi hanno tre modalità di volo: la mo modalità cinematica o lenta, la velocità, modalità uguale velocità in questo caso, la velocità normale e la velocità sport. Ecco, allora, quando è necessaria la velocità cinematica, vabbè, se voglio fare un video particolarmente fluido, lineare, con dei movimenti non bruschi, con questa modalità il drone va più piano e mi consente di fare magari delle curve molto dolci, cioè, la modalità normale è normale, poi è una modalità sport. Ecco, la modalità sport è la più veloce, la più scattosa, la più reattiva. Ecco, ci sono delle condizioni in cui io la devo usare per forza. Per esempio, quando? È logica, non è. Allora, aumentare la velocità di solito non è una buona idea di sicurezza, anzi, è contrario. Cioè, sapete, no, che l'energia cinetica è un mezzo mv al quadrato. Okay, se aumento la velocità di 2 volte, ottengo un incremento di 4 volte dell'energia cinetica. Quindi di solito non è una buona condizione. Ma mettiamo a caso che io inizi a fare un volo a una certa distanza in condizioni di vento. E sto andando a favore di vento. A un certo punto è ora di rientrare per le distanze, perché ho fatto quello che dovevo fare. Il vento si è alzato ancora di più di intensità e devo rientrare. Può succedere che il drone non riesca più a rientrare alla velocità cinema oppure alla velocità normale. Quindi devo innalzare la velocità alla modalità sport per vincere il vento contrario. E questo lo devo fare per forza. Quindi uno si chiede, ma come mai ci sono le tre modalità? Mettevamo solo la modalità normale e non ci pensavamo più. Sì, in realtà può succedere che abbiamo bisogno di una velocità maggiore, di una potenza maggiore sui motori per poter vincere una situazione di questo tipo. Ho provato per credere. Consuma, consuma di più, Ok. E beh, certo, consuma più batteria, questo è però se mi tengo di margine di sicurezza anche se utilizzo la batteria, non ho timore di rientrare in modalità sport. Cioè, l'importante è che se io ho una batteria ben carica, 100% al decollo, faccio la mia fotografia, il mio video, la mia ispezione e poi rientro già con 30-40% di batteria e devo fare 400-500 metri per arrivare al punto in cui sono io, non ho paura, voglio dire, di ritornare in modalità sport. È ovvio che se arrivo al 21,3% e decido di rientrare a quel punto lì e non ho più batteria, il drone al 10% atterra in maniera automatica, perché non può scendere al di sotto del 10% di batteria. Quindi dovete valutare la carica della batteria. Ecco, pianificare sempre la missione, questo è importante. Anche mentalmente dovete porvi degli obiettivi di missione. Cioè, perché vogliamo? Facciamo una missione di addestramento per imparare a usare il mezzo, ci diamo degli obiettivi, delle manovre da fare. Se facciamo un'ispezione, noi dobbiamo ispezionare punto A, punto B, punto C, da certi punti di vista, magari 3 punti di uno stesso edificio, fare tre rilievi. E poi ci viene in mente di fare un'aggiunta in volo, dobbiamo valutare in quel momento lì se è possibile farlo, perché magari la quarta ispezione non ci sta nel tempo batteria. Quindi dobbiamo cercare di mettere assieme, prima di volare, gli obiettivi della missione, le condizioni oggettive dello scenario di volo, quindi è giorno, è notte, fa freddo, fa caldo, ho le batterie, non ho le batterie. E capire se la missione è possibile o no. Potrebbe anche essere: io arrivo bello bello a fare la mia ispezione, ma non ho caricato le batterie a sufficienza. Di 3 batterie ne ho una al 20%. Faccio volare o non faccio volare? Non ho pianificato bene le operazioni, no? La sera prima magari dovevo preoccuparmi di caricare le batterie per fare la missione. Se facciamo una buona
attività di pianificazione, meglio se lo facciamo per iscritto, magari un semplice foglio, un check, ma comunque va bene anche se lo facciamo mentalmente con una verifica, fare un check rapido di tutto, riusciamo già a risolvere e prevedere in gran parte i problemi. E magari dicendo problemi ce ne restano due fuori, che magari sono di semplice anche risoluzione. Il discorso del gabbiano di prima che abbiamo fatto, lì possiamo prevedere che c'è gabbiano, linea di massima no, ma se penso di volare in una zona di mare sarà probabile che ci siano dei gabbiani, no? Ci sono anche a Verona, quindi non è che voglio dire, però sapendolo già uno dice, caspita, se c'è gabbiano cosa devo fare? Se c'è gabbiano devo mettere in modalità sport, devo alzare repentinamente la quota, devo andare via dall'area e tornare indietro eventualmente. Annullare, per cosa fa il gabbiano? Il gabbiano ti attacca e se ti impedisce uno dei motori, l'US scende a terra come una mela. Bene, imparare a conoscere la zona di volo, cioè noi stiamo volando in una zona di cui sappiamo già tutte le caratteristiche, quindi è importante che identifichiamo quali sono le sorgenti di rischio, le fonti di rischio. Ah, ho un traliccio a 200 metri che è alto 20 metri. Bene, allora imposto una quota di sorvolo di 40 metri. Poi ho un boschetto con degli alberi alti 15 metri, quindi poi posso scendere fino a 20 metri passato il traliccio. Già queste informazioni qua fanno parte della conoscenza dello scenario. Come vi ho detto prima, l'impostazione dell'RTH alla minor altezza possibile di sicurezza. Ovviamente, se ho una zona di volo dove ho un'altezza massima consentita di 25 metri e ho degli edifici alti 30, l'RTH deve essere sempre 25 metri, però non devo fare in modo che si attivi l'RTH, cioè l'RTH si può attivare in maniera automatica perché perdo la connessione, o lo può attivare l'operatore perché ritiene che ci sia una condizione di sicurezza, magari perché non sa più cosa fare, no? Va nel panico e quindi interviene. E se siamo in una zona con una limitazione dell'altezza, dobbiamo pensare a cosa fare. Magari l'operazione di maggior sicurezza in quell'istante lì potrebbe essere l'atterraggio in un luogo considerato sicuro, no? Esiste una piazzola dove non ci sono persone, eccetera, lo lascio lì, lo metto lì e poi lo vado a recuperare. Dobbiamo valutarlo perché parte l'RTH, vado su a magari a 100 metri di quota perché ho dei palazzi, però vado a superare una quota di sicurezza, è meglio far atterrare drone, siccome sono a 200 metri, 300 metri, lo vado a raggiungere in qualche maniera. Non fidarsi troppo dei sensori di volo, sensori ostacoli, perché ovviamente sono dispositivi di sicurezza che vanno utilizzati solamente quando, diciamo, le precauzioni del pilota non possono arrivare. Evitare di volare con vento forte, questo a prescindere, o con condizioni meteo avverse, e mantenere un livello sempre superiore al 20% nelle fasi di atterraggio. Cioè, quindi noi dobbiamo già pianificare il volo sapendo che dovremo tornare con almeno un 20% di batteria. Cioè, dobbiamo atterrare, non possiamo avere meno del 20% di batteria. Quindi ci prendiamo un margine di sicurezza 4-5%. Quando abbiamo 40% di batteria, avviciniamoci. Ok. Utilizzare la modalità normale preferenzialmente, in generale, piuttosto che la modalità sport e la modalità cinema, per il semplice motivo che sia la modalità cinema, perché ha un tempo di reazione inferiore perché deve consentire dei movimenti fluidi, quindi anche un arresto di emergenza, una frenata di emergenza è una frenata molto più lunga, mentre in modalità normale la frenata è molto più rapida. Ecco, in modalità sport invece all'opposto
una reazione veloce, però ho comunque una velocità più alta e quindi magari uno spazio di frenata comunque più lungo. Ok? Il tasto RTH che consente il ritorno a casa vi permette anche di bloccare il drone lì dove sta. Quindi io sto facendo un avanzamento, premo il pulsante RTH la prima volta, il drone si ferma. Lo premo la seconda volta e lui inizia la procedura di ritorno a casa in sicurezza. Ok? Sono domande? Allora, alcune considerazioni sulla privacy. Allora, ovviamente questi oggetti qua, se usati in maniera sbagliata, possono facilmente violare la privacy. Ok? In generale. Vediamo cosa è possibile e cosa non è possibile fare. Allora, non è possibile utilizzare i droni per sorvegliare le persone. Quindi, se avete la moglie, fidanzata, l'amante che dovete pedinare, non potete fare col drone. Questa è una violazione della privacy, punto. Non è consentito riprendere direttamente le persone che non gli hanno espresso consenso. Cioè, voi non potete riprendere, né tantomeno divulgare, delle persone, diciamo, non coinvolte, magari anche con un drone inoffensivo, quindi voi potete volare sopra la testa, però non potete riprenderle. Queste persone devono essere quantomeno irriconoscibili. E se non sono irriconoscibili, non potete utilizzare a nessun fine quel filmato lì. O lo dovete mascherare. Ovviamente, se siamo, come vi dicevo prima, più a Ponte Pietra Verona, può succedere che ci siano delle persone coinvolte perché fanno parte di un video che state facendo, no? Quindi sono informate, sono consapevoli, hanno dato il consenso alla ripresa e magari spunta il turista di passaggio, o il veronese di passaggio, che non è persona coinvolta e può essere che finisca nella ripresa. Ecco, questa persona, come prima, non può finire in una pubblicazione, in una ripresa, senza un'autorizzazione. Non è possibile riprendere ambienti privati interni, abitazioni, uffici, negozi, comunque attività commerciali, quello che volete, senza autorizzazione. È possibile, questo sì, riprendere, filmare aree pubbliche e private, prive di persone, giardini, cortili, edifici, quello che volete sostanzialmente, purché non ci siano persone riconoscibili, visibili, no? Oppure possono esserci anche delle persone, ma se sono grandi, come mezzo granello di riso nel fotogramma, sì, dici ero io perché sai che eri tu, ma non sei certamente riconoscibile. Quindi, se voi volate nel giardino del vicino e il vicino dice no, lei non può volare nel mio giardino, no, voi potete volare nel giardino del vicino, non potete inquadrargli la casa, non potete inquadrare lui, la moglie e il figlio, cioè, questo no, no le persone, ma vige il diritto di veduta. Quindi, noi possiamo filmare, fotografare quello che i nostri occhi vedono, senza violare la privacy delle persone. Un edificio all'esterno non è soggetto a privacy, giusto? È una casa. Per le nostre attività di tipo professionale, magari stiamo esplorando la possibilità per un cliente di fare un intervento immobiliare in una determinata area. Può succedere, no? Non è ancora lui, magari, il padrone di un edificio piuttosto che di un palazzo, però magari noi stiamo per lui facendo delle valutazioni. Ecco, ci è consentito fare filmati e rilievi drone su quest'area qua con i drone. Anche se il proprietario non è d'accordo. Un po' diverso è il mondo anglosassone. Per il mondo anglosassone non possiamo utilizzare le foto, le immagini, i filmati di abitazioni private senza il consenso del proprietario.
c'è una diversa interpretazione del diritto di veduta, ok? Quindi è possibile solo aree pubbliche e private nel rispetto delle mappe di flight. Ok, noi siamo in zona consentita, 25 metri, possiamo volare. Aree pubbliche e private. Possiamo riprendere aree pubbliche e private, fotografie, video, quello che ci piace. È consentito il volo nelle aree demaniali, quindi fiumi, laghi, montagne, quello che vi viene in mente. Ok. Il volo nelle aree parco naturale è vietato in generale dalla legge 394, però è vietato il volo di velivoli. Allora, questo è un punto ancora non chiarito dalla normativa, nel senso che questa disciplina evidentemente si applica del 91 su dei apparecchi elicotteri, aerei, eccetera. E non, su droni che all'epoca non erano ancora presenti nel mercato. Comunque, ENAC ha stabilito una procedura per realizzare una riserva spazio-aereo nell'area parco. Quindi, alcune aree parco sono zona rossa, tipo il Parco delle Signa, perché ha seguito la procedura e ha ottenuto quindi la riserva spazio-aereo per tutta l'area delle Signa. È molto grande l'area delle Signa, non so se avete, vedremo dopo, magari se volete. E altre aree parco invece non hanno ancora seguito la procedura e in realtà sono delle zone bianche. Allora lì cosa succede? Se voi volate, vi esponete comunque la possibilità di denuncia da parte dell'ente parco e il giudice stabilirà se avete ragione o torto. Quindi un po' questa parte qua è un po'... Sì, prego. Solo per i parchi o aree protette? Aree parco, sì, sono aree parco protette, anche aree marine, parco nazionale, parchi regionali, può essere, mi pare, anche parchi provinciali simili. Esempio, ci sono parecchie aree SIC. Sì, l'area SIC, non so cosa sia. Il sito di interesse comunitario della No. PS, zone speciali di Ma protezione. esiste un ente parco che gestisce il parco? O è comune che riserva No, no, quest'area? no, no, non ho lo stato. No, sono fan parte delle aree parco loro. Sì, sono parchi di carattere nazionale o locale. Ok, non è possibile sorvolare caserme, basi militari, ovviamente. Allora, diciamo la stragrande maggioranza, oserei dire la totalità, delle basi militari, dei porti militari, sono zona rossa, quindi non potete comunque sorvolare. Però attenzione che anche la caserma, la semplice caserma dei carabinieri è area militare. Quindi se io sono nel comune di Zevio, dove è consentito il volo, e volo sulla caserma dei carabinieri e riprendo, sto facendo qualcosa che non dovrei fare. Se lo faccio per sbaglio, per carità, non me ne sono accorto. Però comunque anche le caserme delle forze dell'ordine sono delle aree considerate rosse e non sono inserite nelle mappe. Ok, è possibile volare nelle zone colorate di flight alla quota massima consentita. Tra poco vedremo i colori. Non è possibile volare una quota maggiore di 120 metri dal punto di decollo. Questo mai, se non per superare un ostacolo temporaneamente. Ok, farei un'altra breve pausa, 5 minuti. Avete domande anche... da remoto, insomma, vediamo di rispondere. Allora, una domanda è arrivata, la faccio Ah, prego. subito. Quali sono le fonti di interferenza esterna alla connessione radio? Dipende dal tipo di protocollo di connessione. Ogni costruttore ha il suo. Tipicamente sono 2,8 e 5,4 GHz e sono il protocollo delle Wi-Fi sostanzialmente domestiche, però ci sono tutta un'altra serie di applicazioni che vanno su queste bande di frequenza, quindi non so rispondere appieno alla domanda, però sono molteplici queste sicuramente le fonti di interferenze. Grazie. Okay.
linee dell'alta tensione. Beh, linee dell'alta tensione, wifi, certo. Onde radio, UHF, UHF, sì. Wifi, 2,4, 5,8 GHz, altri droni. Sì, altri droni, effettivamente. Altre trasmissioni aeronautiche. Altre trasmissioni aeronautiche, sì. Ecco. Sì. Altre domande? No, io non ne ho al momento. Voi avete domande? No? Facciamo 5 minuti di pausa. No? Allora, guarda, tutta la parte forse divisa in due fasi principali, diciamo, quelle che riguardano la prima che sono portati a una seconda portata che è stata open air, una due. La prima portata era una open air e sostanzialmente sostiene sostenendo un'età online, che è un portale di Amazon. Il mio esame è verso su alcune materie aeronautiche, del funzionamento e noi per tutta la parte teorica di preparazione abbiamo incontriamo anche il segnale di preparazione di 3 ore a seguire sempre la mia domanda e dopo non è previsto la nostra attiva ma per dire proviamo tutta una preparazione quella che farà di 3 ore dove si impara quello da 2 giorni di passare in intervino ma piuttosto ci impara su tutta la tradizione per l'istituzione dell'emergenza, quali differenza con altro tattico aereo, gestione dell'emergenza, della batteria, carico di segnale, carico di drone, nel campo di vista, oltre al campo di vista, cosa lo capi lo causa, in cui si perde il segnale di GPS, che è quello che poi è previsto per la notificazione dell'addestramento 2 e poi nella parte successiva che è specifica, dove si può andare a pilotare i mezzi fino a 10 km al minuto. Per quanto riguarda la 2, c'è sempre una preparazione teorica di 6 ore, che verte sulle materie di performance, quindi il gruppo di volo di un aeromobile, sia dalla rotante alla fissa, tutta una parte di ground risk and safety management, quindi per la gestione dell'area terra del processo relativo, e la parte di meteorologia aeronautica. La parte di A2 nella teoria è di natura prettamente aeronautica, in cui si parla molto di profili alari, sostanzialmente di manipolazione dell'aria. Oltre a quello, dopo c'è anche lì tutta la parte di preparazione pratica che verte anche sul volo senza GPS, che è quel copredelto con l'ottenimento dello specifico, dove l'attivamento deve essere fatto con una macchina 3-4 disciplini. In un ambiente urbano simulato, secondo quelle che sono di standard degli scenari STS-01 e scenari STS-02, appunto per l'ottenimento della licenza specifica. Adesso ne stiamo lavorando anche su STS-02, dove appunto avremo una certificazione realizzata da ENAC, che quindi sono stati permesso anche di segnare meglio il volo di blocco. Esatto, a due, sì, sì. Esattamente. Esatto.
Allora, vedo un attimino la configurazione, secondo me è un minimo di controllo che c'è un barro e non è configurato. Bene. Allora, quando volete, pian piano si riprende. Ok. Allora. Ok. Allora andiamo un attimino a vedere quali sono, una breve istruzione per l'uso, guida pratica, per capire come fare fisicamente questi passaggi. Gli obblighi che abbiamo visto assieme, pensiamo di acquistare un drone da minore di 250 grammi, peso del collo. Cosa è necessario fare? Abbiamo detto prima, è necessario l'applicazione del codice QR e registrazione operatore sul sito di Flight, è necessario la polizza assicurativa. Questi due elementi sono obbligatori. Vediamo quali sono i passaggi. Allora, il primo passaggio è collegarsi sul sito di Flight, registrarsi come nuovo utente, dopodiché accedere quindi alla pagina personale, acquistare i gettoni, sono dei crediti, che è un abbonamento sostanzialmente annuale che vi dà accesso, vi dà innanzitutto il QR personale e vi dà accesso poi alle mappe di Flight. Ecco. Questa procedura si fa o da cellulare o da portale, insomma da computer, e vi chiedono i dati, quindi nome, cognome, codice fiscale, carta d'identità, mail di recupero e via discorrendo, nome, utente, password, e con l'acquisto di questi crediti vi viene assegnato un codice utente operatore, lo dovete stampare e applicare ai vostri droni, a tutti i vostri droni, non solo in Italia ma per tutti i voli nei paesi di ambito EASA. Se dovete volare negli Stati Uniti, il codice QR non è necessario, semplicemente. La seconda attività da fare è quella della polizza assicurativa. Ci sono diverse tipologie di polizze, polizze collettive attraverso delle associazioni, delle polizze ad hoc, quindi fatte a persona. Allora, diciamo, il discrimine molto semplice sono due: attività non professionale hobbistica, esistono delle soluzioni che vanno dai 25-30 euro, e delle polizze più professionali, quindi anche per un uso professionale come magari non fare in ambito lavorativo, dove il costo è maggiore, comunque sotto i 100 euro tipicamente, e lì si va a assicurare il singolo drone. Quindi sono delle polizze che vanno lobbistiche all'operatore e le altre che vanno al singolo drone. È obbligatoria. Cos'è che copre? Come l'RC auto, sostanzialmente, i danni che noi potremo arrecare da un incidente. Speriamo di non utilizzarla mai, perché poi non sappiamo effettivamente fino in fondo cosa copre e cosa no, perché quando andiamo poi a dire ma tanto l'assicurazione, scopriamo che, ma perché era venerdì 17, una giornata anche triste, e l'assicurazione non copre quel giorno lì, perché... Ecco, per quanto riguarda invece se avete un drone di massa al decollo superiore ai 150 grammi, è necessario avere questo attestato. Questo è il mio attestato, ho tirato via sia i codici che anche il QR, qui insomma sono presenti
in codice QR univoco con un riferimento della persona. Ecco, qui vedete la data di conseguimento e la data di scadenza. Ecco, io l'ho fatto da loro, da FTO Remote Flight, e a livello europeo l'attestato è realizzato in un formato prestabilito da EASA, quindi riporta i loghi di EASA, la stilizzazione di questo logo del drone, gli attestati conseguiti a 1, a 3 e a 2. Ok, poi per quanto riguarda la registrazione come prima, l'assicurazione come prima e il codice QR come prima. Ok, tre passaggi semplici, ma devono essere fatti così. Ecco, veniamo alle mappe di flight. Allora, nel sito che vi ho lasciato il link prima, nella sezione, una volta vi siete registrati, avete pagato l'abbonamento, vi appare anche la mappa dell'Italia. Se voi aprite il D-Flight senza fare login, vi dà l'Italia senza nessuna colorazione. Quindi uno dice, ma si può volare per tutto? No, non si può volare per tutto. Okay? Quindi attenzione, per vedere le zone dove è consentito effettivamente il volo, dovete fare l'accesso, quindi è obbligatorio avere questo abbonamento. È utilizzabile anche da app, quindi l'applicazione, anche se non va benissimo, però funziona col cellulare, e voi vi dà sostanzialmente questo simbolino con la freccettina, che è il simbolo di D-Flight, il logo di D-Flight, vi dà la vostra posizione attuale. Sostanzialmente, quindi prima di volare è buona norma aprire l'applicazione qualche minuto prima di aprire il drone, eccetera, e vedere se effettivamente quello che magari avevate già pianificato prima è confermato. Come vi dicevo, le cose cambiano, no? Possono cambiare da un secondo all'altro. Quindi buona norma, anche se la zona la conoscete, eccetera, fare una verifica su D-Flight se è ancora effettivamente zona consentita al volo. Ok, come viene classificata le aree? Vedete, c'è il colore rosso, è facilmente identificabile, rosso, giustamente sulla mappa, dove l'altezza consentita è 0 metri, quindi non si può volare. La zona tratteggiata rossa uguale, la differenza tra una e l'altra è che la zona tratteggiata è tipo temporanea. Può essere regolamentata, sì, ha dei limiti di estensione e temporali. Può essere 6 mesi sospesa le operazioni UAS nell'area, in quanto ci sono delle operazioni militari. È regolamentata. Se voi entrate sulla specifica, il sito di flight vi dà la data inizio e ora inizio, data fine della zona. Poi abbiamo zona arancione, altezza consentita 25 metri. Qui dovete considerare che voi fino a 25 metri potete volare, da 25 metri e un centimetro in su, salvo il superamento di ostacoli, che quello comunque è concesso, non potete. Quindi avete una limitazione verticale dello spazio aereo. E 45 metri analogo giallo. Azzurro 60 metri e verde sono le zone parco. Bisogna attivare la zona verde, però vi dà un avviso che quella è una zona parco, per esempio, dove non è stato applicato la riserva aerea. Quindi sta anche a voi di valutare se avete o non avete i permessi, se volete rischiare o non rischiare. Ecco, vi consiglio di non rischiare, non volare mai nelle zone parco se non avete una specifica autorizzazione. Anche se, perché poi davanti ai giudici chi è che va ad avere ragione? L'ente non ha fatto la procedura di ENAC, ma comunque la legge c'è, è comunque una contestazione. Ecco. Sì, lascia. Sì, ci sono alcuni opuscoli informativi. Grazie. Allora, poniamo a caso che io domani mattina devo eseguire un volo,
nel comune di Zevio. Allora, ovviamente io non potevo spostare la posizione a Zevio perché non abito a Zevio e quindi non potevo fare la schermata. Però ho fatto il circolino nero, ok? No? Il circolino nero non ha nessuna colorazione, vedete? Mentre il circolino, questo qua, vedete, di Flight, dove abito io, insomma, in Francia, vedete che è zona rossa da poche settimane, tra l'altro, una decina di giorni. Allora, è facile capire come il comune di Zevio sia una zona libera di volo. Non ho limiti, quindi altezza consentita, quanto? 120 metri, perfetto. Poi ho una serie di colori. Cosa rappresenta questa degradazione dei colori dall'azzurro al giallo, all'arancione al rosso, soprattutto questa sezione rettangolare? Questo qua è l'aeroporto Villafranca Catullo, che ha una riserva di spazio aereo in zona rossa, di una forma rettangolare, perché la pista è una pista, a forma rettangolare anche la pista, che va via via a degradare a seconda della distanza dalla pista. E quindi ha questa forma tipicamente di rettangolo che va, sembra più allargarsi. Per quanto riguarda invece la zona San Bonifacio, vedete che invece abbiamo un circolo, una forma circolare, perché è una superficie di un elicottero, non è di superficie, e quindi partiamo da una forma circolare per avere quindi un'area circolare. Ci sono delle altre zone rosse, vedete in questa area. Aree qui sono Roncà, San Giovanni, queste zone qua di Arione. Queste due zone qui o sono zona militare, una sicuramente perché è la zona della base NATO della Calvarina, e l'altra dovrebbe essere zona parco del Signa, su San Giovanni. Ecco, già qui vedete nella nostra zona. L'interpretazione, insomma, è comunque. Vedete anche qui, avete dei pallini rossi nell'area azzurra, no? Qui siamo San Giovanni di Lupatoto e un po' giù di lì. Probabilmente c'è qualche base militare in quell'area lì. Vedete che è inibita. Ecco, andiamo invece sopra la sede dell'Ordine degli Ingegneri, qui dove siamo noi. Ecco, qui la situazione è un attimo più complessa. Allora, abbiamo una zona arancione. Che è derivata dall'aeroporto Catullo, che va a intersecarsi con una zona tratteggiata, NOTAM temporaneo, che è un NOTAM che è dato sostanzialmente tutta l'estate nelle ore pomeridiane. Non si può volare a Verona perché abbiamo le manifestazioni in arena e quindi hanno riservato uno spazio aereo importante per evitare i voli sull'arena, perché abbiamo spettacoli, abbiamo attività, perché probabilmente non so se ci sono anche dei droni che seguono gli spettacoli, ma può anche esserci, insomma, quindi uno spazio riservato. Ecco, per esempio qui, dove siamo adesso, non si può volare. Quindi adesso se volevamo accendere il drone e fare un volo sopra la sede del nostro ordine, oggi non è possibile. Dobbiamo farlo in un altro momento. Lo potremmo fare magari in autunno, inoltrato o in inverno, mantenendo la quota di 25 metri sul terreno massimo. Ok? Ci sono domande? No? No, adesso vediamo velocemente un attimo il primo passo, quindi la licenza di volo a 1 a 3 in cosa consiste? Allora, va bene, per chi vola, non importa se uso professionale o uso hobbistico, è indifferente. Quindi per UAS, c'è una V sbagliata, UAS da 250 grammi fino a 25 kg, deve avere attestato di pilota remoto. Allora, la categoria è A1 A3, dopo spieghiamo tra poco anche cosa significa. E quindi è necessario conseguire la prova di completamento di formazione online. Quindi c'è un piccolo corso che potete seguire in modalità online oppure studiare in autonomia attraverso un syllabus, che è un testo messo a disposizione da Enel, oppure ci sono delle dispense, ci sono delle dispense a pagamento, che sono magari anche un po' più semplici, che
che vi danno i concetti base. Oggi ne abbiamo visti alcuni, ce ne sono un po' di più, e poi c'è un esame online che verte su questi argomenti sostanzialmente: la sicurezza aerea, limitazione dello spazio aereo, regolamentazione aeronautica, procedure operative, conoscenze del sistema UAV, privacy, assicurazione e security. Ecco, buona parte in realtà oggi l'abbiamo trattato in maniera magari un po' rapida, un po' approfondita, ma con queste informazioni riusciamo poi a superare anche il primo scoglio. ENAC, come tutti, diciamo, gli enti nazionali, gestiscono questa tipologia di esame. Ok? Il requisito è 40 domande con il 75% di domande corrette. Bene, vediamo un attimo i significati. Ne abbiamo parlato fin dall'inizio del corso, degli acronimi A1, A2 e A3. Allora, A1 sta per ambito, ok? A sta per ambito. È un ambito che può essere cittadino sulle persone, ok? In questo ambito, A1, possono volare dei droni categoria C0 inoffensivi con una massa di meno di 250 grammi di decollo. In A3, ambito 3, significa volare in campagna. Ok? Nessuna presenza di persone. 150 metri di distanza dalle aree residenziali, commerciali e industriali. Il classico campo di patate o vigne, okay? Visto che non abbiamo più vigne che patate. Quali droni possono volare lì? Sostanzialmente tutti che abbiano certificato CE, autocostruiti, effettivamente c'è un'imitazione. Allora, col patentino, con la licenza A1 e 3, possiamo volare in questi ambiti. Quindi potremmo anche teoricamente volare con un drone da 24,99 kg sul campo di patate. Ok? Con questo primo livello di patentino. Possiamo volare sulle persone con questo livello di patentino con un drone da 24,99 kg? Non possiamo volare con le persone. Ok? Possiamo volare con 250 grammi? Sì, ma anche prima in realtà. Perché è uguale anche prima in realtà. Ok? Ecco, A2 ha un ambito di volo con droni con massa superiore a 250 grammi su persone o edifici. Il peso è un peso medio, 30 o 50 metri rispetto alle persone. Poi, se sono certificati C1, C2, hanno sistemi di sicurezza, possiamo scendere fino a 5 metri. Quali droni? Vabbè, droni sotto i 4 kg. 4 kg è un bel tombolo, un bel drone, è pesante, insomma, attenzione. Ok. Scusate. Ecco. Per avere il patentino A2 è necessario avere come prerequisito il superamento del primo patentino A1 A3 e fare un'autoformazione in campo volo. Cioè io devo fare un certo numero di ore, mi pare siano 10 o 16, non ricordo esattamente, di ore di formazione, che può essere un'autoformazione, quindi fare una pratica, devo dichiarare di averla fatta, ovviamente. Non è necessario un esame pratico. Per l'abilitazione superiore specific è necessario anche l'esame pratico, quindi lo dobbiamo proprio dimostrare. Le competenze specifiche sono la meteorologia, aeronautica, le prestazioni di volo e mitigazioni tecnico-operative e gestione del rischio. Diciamo, sono tre materie, dove la principale è la parte di procedure, cioè quali procedure dovete adottare per la riduzione del rischio. È comunque un capitolo importante anche quello meteorologico,
dove si va a studiare tutte le tipologie di fenomeni atmosferici, cirri, cumuli, tipo di nubi, eccetera, cumul nimbi, eccetera, e anche la parte di dinamica del volo. In realtà è una dinamica del volo base per noi ingegneri, voglio dire, non è che andiamo a fare equazioni differenziali, assolutamente. Però capire cosa succede se io applico una certa forza o diciamo, una certa condizione, sono a 2500 metri di quota, il mio payload, cioè la quantità, capacità di carico del mio drone, come varia rispetto a terra, è di più o di meno? Bisogna pensarci un attimino, cioè sono delle domande che vanno un attimino a coinvolgere quelle che sono la fisica legata al volo e dobbiamo un attimino capire che insomma gli effetti dell'ambiente hanno una certa ripercussione sulla dinamica del volo. Anche in questo caso abbiamo 75% con 45% su 45 domande. Ok, per quanto riguarda dove conseguire i patentini di abilitazione, è possibile farlo sul portale ENAC. È possibile fare il corso con anche l'esame, quindi la formazione 1 a 3, ad un costo, ovviamente, e poi richiedere di fare la 2 in modalità proctored. Significa che voi vi recate in un centro di volo specializzato e riconosciuto e fate l'esame in aula, e l'aula è videosorvegliata e registrata dal personale ENAC, oltre che dal personale della scuola di volo. E quei due ragazzi che erano qua dell'FTO Remote Flight sono un centro di addestramento, un centro che può fare gli esami proctored a 2. Quindi le scuole di volo autorizzate di norma fanno anche loro i corsi e la possibilità di fare l'esame a 1 a 3. Cosa hanno di valore aggiunto le scuole rispetto al portale ENAC? La formazione molto spesso è in aula, e quindi l'apprendimento in aula è più efficace dell'apprendimento online, e poi avete un docente che potete fare delle domande, eccetera. Avete anche la possibilità, a seconda delle scuole, di avere un modulo pratico, cioè uno dice sì, va bene la teoria, ma io voglio iniziare a fare manovre correttamente, voglio che qualcuno mi insegni. Ecco, questo è il valore aggiunto che la scuola di volo può dare in generale rispetto al portale ENAC. Sono validi e perfettamente utilizzabili tutti i portali esteri che sono in qualche maniera affiliati a EASA, perché abbiamo visto all'inizio del corso che la regolamentazione è comune. Quindi un patentino a 1 a 3 o a 1 a 3 e a 2 conseguito in Italia ha la stessa valenza di un patentino conseguito in Germania con le stesse caratteristiche, in Portogallo, in Francia, in Spagna, eccetera. Ok? Allora, qual è la differenza? Che esistono, e se magari qualcuno va su internet può cercare, degli enti, soprattutto quello del Sud norvegese, che dà la possibilità di fare l'esame a 1 a 3 e anche un loro corso in lingua inglese in maniera gratuita. Uno dice: a me non interessa, so già pilotare, non ho bisogno della scuola, ho già tutte le informazioni, mi faccio un aggiornamento con le dispense in inglese, provo a partecipare a fare l'esame e portarmi a casa il patentino 1 a 3 attraverso l'Eurocontrol lussemburghese. È un ente riconosciuto, valido a livello europeo, ed è un patentino in tutto per tutto valido. Ecco, per quanto riguarda gli attestati A2, anche qui ci sono diverse declinazioni in Europa. C'è chi fa il patentino A2 o in Spagna, però deve sostenere poi l'esame in lingua spagnola, quindi non credo dare modo, ma credo bisogna, o comunque anche a Lussemburgo, ma bisogna recarsi in aula, o attraverso delle società olandesi che fanno riferimento all'ENAC olandese, che non ricordo come si chiama, che ha dato l'abilitazione a queste scuole di fare l'esame online in qualche misura. Allora, rispetto a questo tema c'è molto fermento in giro, perché ENAC
prende dei soldi per fare questi esami qua e sta cercando a livello di ENAC di boicottare questi patentini, diciamo, low cost. Io per correttezza vi do l'informazione, dice c'è questo che ha un costo ENAC ufficiale brandizzato, ci sono le scuole che sono sempre ENAC però vi dà un servizio aggiuntivo, poi c'è il servizio, la barra dell'IKEA, giusto per intendersi, no, tanto per estremizzare, dove uno dice mi arrangio, mi prendo la 1 a 3 in Lussemburgo che mi costa poco, poi vado in Olanda e spendo non so quanto spendo e lo faccio online anche da 2, perché da 2 in Italia ENAC deve essere l'esame eseguito in presenza per forza, obbligatoriamente. Proctored lo chiamano così, ma di fatto è in presenza, perché siete in un'aula di una scuola autorizzata con l'ispettore, quindi il ragazzo che vedete lì che fa la sorveglianza, più l'esame viene registrato, in più può esserci l'operatore che vi sta guardando in quel momento lì. Voi non sapete, però intanto l'esame è registrato. Ovviamente il certificato ha una valenza, mi pare 5 anni, poi va rinnovato. Quindi io vi consiglio in generale a tutti, se avete intenzione di acquistare un drone in studio, a tutti quelli che andranno a utilizzarlo, di fare il corso base a 1-3, va benissimo, anche quello di Lussemburgo è fatto bene in inglese, spiegato in maniera chiara, lo potete fare in maniera anche secondo me abbastanza semplice. Se avete bisogno di più assistenza, rivolgetevi pure alla scuola, hanno dei costi superiori, però se avete un drone in studio e le persone che lo utilizzano, le dovete formare su questi criteri. Buona parte dei criteri che abbiamo visto oggi fanno parte del corso 1-3, però lì sono sviluppati in un tempo un po' più adeguato, ovviamente. Questo è un'introduzione, no? Un'infarinatura di carattere generale che cerca di darvi informazioni che vi servono per questo tipo di attività. Vediamo l'ultimo capitolo, dopo abbiamo sostanzialmente finito, in realtà possiamo anche aprire una piccola discussione per quanto riguarda gli ambiti lavorativi. Come vi dicevo, ovviamente rilievi nei fabbricati è l'utilizzo che al momento è principale, quindi la fotogrammetria, che sappiamo tutti cos'è, cioè un rilievo attraverso fotografie e poi rilievi anche strumentali per realizzare il numero dei punti per determinare le superfici di un edificio e quindi andare a chiudere un volume. L'ispezione visiva, ne ho parlato all'inizio della lezione, quindi verifiche su ponti, su strutture, su punti non facilmente raggiungibili anche, no? Andare ovviamente su una copertura a fare un'ispezione, su un punto comunque dove c'è un rischio di caduta dall'alto, potrebbe essere anche in un capannone industriale, no? All'interno devo vedere un'apparecchiatura, un carro ponte, qualcosa. Allora, cosa faccio? Magari faccio una prima ispezione senza neanche salire, mettermi a rischio per vedere se mai è tutto a posto, posso fare, no? Pianificazione di ispezioni automatiche, è quello che vi dicevo, quindi ho necessità di controllare un perimetro all'interno di un sito produttivo con regolarità ogni 6 ore, perché devo registrare qualcosa, ecco, lo posso programmare in maniera automatica, si chiamano waypoint in inglese, ci sono dei droni che hanno la possibilità, tu gli dici parti da casa tua talora, io ti seguo e lui si fa il percorso prestabilito, rileva tutto, quindi fotografie piuttosto che video, e vi riporta alla casa, alla base, le informazioni che vi interessano, questo lo fa mai 3 volte al giorno, ci sta. E documentare lo stato di fatto, ecco, fotografie piuttosto che video di un cantiere ad alta velocità allo stato attuale, e vi permette poi di ripetere questo rilievo a intervalli regolari per vedere l'avanzamento delle opere. Documentare e catalogare magari parti di edifici vincolati, pensate a qualche statua che è su una facciata di una chiesa del 300, no? Come fate? Dovete prendervi la scala e andare su e fotografare la statua o rilevarla o smontarla e portarla a rilevare, mentre
con queste apparecchiature qua è già possibile in qualche maniera, non dico mapparle perché è un po' più complesso, però magari fare le fotografie da tutti i punti di vista, da avanti, da dietro, da fianco, da sopra, è già qualcosa, no? Fare verifiche su ambienti non compatibili alla vita umana. Magari un'area di stabilimento non ci sono sostanze chimiche, ci sono radiazioni, e devo fare delle verifiche periodiche, mando un drone. Prima dovevo scafandro o anche temperature, cioè temperature negative, temperature fortemente molto alte e molto altro di cui io al momento non so, però la fantasia, voglio dire, può scoprire dei nuovi utilizzi che ieri nessuno mai aveva pensato. Abbiamo visto che il mercato è un mercato sicuramente in prospettiva di crescita, non sappiamo ancora tutti gli ambiti che verranno coinvolti da questo, ma ce ne saranno sempre di nuovi da qui ai prossimi anni e anche inaspettati, direi. Ecco, bene, la mia presentazione è finita. Solo chiedere anche da chi è collegato se avete domande o indicazioni o riflessioni da fare in merito alle applicazioni. E chiedo anche qui in aula anche voi cosa ne pensate, insomma. Come vedete l'applicazione nella vostra attività? Vediamo la chat. Io ho una domanda. Chiedono, Sì, prego, prego. l'esame per il patentino Open A2 si fa anch'esso online? L'ho appena spiegata, comunque la rispiego bene perché forse allora non sono stato abbastanza chiaro. Da regolamento EASA no, si fa solo in maniera sorvegliata in presenza. Però l'autorità olandese, attraverso delle società private che sono accreditate rispetto a questa autorità olandese, permette di realizzare comunque degli esami a due in modalità online da casa. Ecco, c'è qualcuno che nei mesi scorsi ha sollevato delle questioni sulla legittimità di questi esami a due. Ha ragione a dire la verità, però al momento sia l'autorità olandese che anche le società che erogano questo tipo di servizio stanno continuando a operare ed EASA è al corrente della situazione e non è intervenuta. Secondo me è un'area un po' grigia del regolamento, questa parte qui. Diciamo che in linea teorica è possibile prendere il patentino olandese, però nel caso in cui qualcuno lo volesse utilizzare come richiesta di un permesso per il suo volo di un'area, magari un'area cittadina dove deve fare dei voli, eccetera, può anche essere che chi valuta poi in fase istruttoria il permesso storca un po' il naso sulla tipologia di attestato. Mi dicevano i ragazzi prima che erano intervenuti qui di Remote Flight che da luglio dell'anno scorso ad oggi in A2 sono stati emessi 70 certificati in Italia attraverso ENAC. Io ho notizie che per quanto riguarda invece Drone Class, che è l'istituto che vi dicevo prima, società olandese che eroga questi servizi, siamo a migliaia di attestati. Quindi già qui c'è una disparità di ordine di grandezza molto molto forte. Io personalmente mi sono fatto l'esame con ENAC e via discorrendo, però qui alzo le mani, nel senso che comunque patentino A2 inizia adesso patentino che ti permette di lavorare anche in un ambito urbano dove c'è anche la presenza di persone ed è non è proprio banale il conseguimento se fatto in maniera seria. Dire come sono poi i portali di questo portale olandese, sì, diciamo è un po' facilitato. Io l'ho visto,
l'esame, e quindi un po' facilitato rispetto a quello di ENAC. Però qui nasce un po' il mondo dei furbetti, perché questi qua hanno deciso di fare un po' di soldi sugli attestati, ma magari a discapito della preparazione dei discenti, insomma. Domande voi, no? Musica fa mi è stato concepito prima della riforma. Sì, il collega dice un attestato conseguito prima dell'ultima riforma del 2020 è ancora valido. E sì, doveva essere convertito entro una certa data, entro gennaio 2022, mi pare. E il CRO si chiamava ed è valido effettivamente. Io avrei un'altra domanda. Prego. Esistono autorizzazioni in deroga alla quota massima di volo di 120 metri? No. No, perché è una quota, cioè è un'area di sostanzialmente sorvolo che è riservata agli elicotteri. C'è il presidente che passava a salutarci. Ciao Andrea. Vuoi fare una parola, Andrea, a salutare? No? Sì, e quindi non è consentito sforare questa quota se non per pochi metri. Sì, poi all'onore del vero, sforare la quota, cioè già una quota di 120 metri è una quota importante e vi permette di fare le riprese e le fotografie di cui avete bisogno. In realtà le migliori fotografie e riprese sono comunque su delle quote tra i 15 e i 30 metri, 40 metri, può succedere anche qualche quota maggiore, ma diciamo che poi andiamo a invadere una fascia di rispetto per gli altri velivoli, quindi non è proprio consentito. Va bene, dai. Se non ci sono altre domande. No, io non ne ho altre. Va bene, per me possiamo anche chiudere la diretta. E io ringrazio tutti a nome, insomma, del Consiglio dell'Ordine, del Presidente che è appena passato anche. Spero di non avervi annoiato, spero di avervi dato qualche informazione aggiuntiva. Ponete la massima attenzione se acquistate un drone, rispettate queste indicazioni, alla fine sono semplici. E poi se trovate che sia interessante, che anche in ambito lavorativo, fate un mini corso a 1 a 3, che è comunque sempre necessario avere. E buona serata a tutti e vi ringrazio allora a questo punto. Grazie, buonasera. A volte parliamo di prezzi. Siamo chiedere dove si acquista. Allora, sì, potete acquistare tranquillamente dove volete. Allora, anche da MediaWorld c'è un drone DJI o anche altri. Allora, parliamo facciamo un po' il mercato, dai. Io intanto non so da nessuno perché. Allora, Mini 2 senza sensori, ma secondo me si è iniziata a